Da questo punto si entra in piazza Carlo d'Arco, un tempo molto più piccola, in quanto era divisa in due. Una parte era detta piazza Sant'Ambrogio per via dell'antica chiesa che sorgeva dirimpetto al palazzo d'Arco, rievocata da questa antica stampa, i cui resti si potevano intravedere sino ai primi del 1930, inglobati nell'edificio della trattoria che tuttora fa angolo col vicolo Sant'Ambrogio. Mentre l'altra parte si chiamava piazza Santa Maddalena, perché contigua al convento di Santa Maddalena, divenuto orfanotrofio femminile. Demolita la chiesa di Sant'Ambrogio, il piazzale fu intitolato all'illustre concittadino Carlo d'Arco,